deposito esterno, cosa che non avrei assolutamente voluto, e si guadagna tanto con la luce. Come vedete ritornerà man mano in gipsoteca. Come vedete, abbiamo cercato di fare il meglio di questo periodo buio e come vedete siamo riusciti a tenere alta la vita e la bellezza di questo museo, e sono felice di poter finalmente riaprire al pubblico e condividere queste bellezze che fino adesso ci siamo goduti noi qui dentro, con tutti questi lavori che stiamo facendo e che continueremo anche a fare, perché non siamo ancora alla fine, quindi ci saranno tanti altri cambiamenti e man mano riapriremo le sale con le opere dentro, dove devono tornare ovviamente le opere. Quindi man mano, strada facendo, vedremo. Abbiamo creato una serie di meraviglie con composizioni inaspettate, cioè i prigioni cinquecenteschi di Michelangelo con i busti delle donne, con le signore con le bellissime acconciature di Bartolini dell'Ottocento, mentre qui abbiamo queste fantastiche ninfe e queste figure mitologiche in confronto alle grandi pali d'altare di bronzino, di allori. Sono delle combinazioni che sono molto ispirative, diciamo, e molto vive di nuove idee, di espressioni, e questo è un momento che ci godiamo molto, che condivideremo da domani con il pubblico che tornerà, e poi man mano vi sorprenderemo con tante altre cose. E ci torneranno tutti in biblioteca, ovviamente. Mi ha colpito non solo la qualità dell'allestimento, ma anche la novità di un percorso che nessuno può dire di conoscere già, perché la dottoressa Holberg ha esposto delle opere che nessuno conosceva, e questo anche i più noti e i più, come dire, accreditati storici dell'arte che hanno studiato questo museo si stanno sorprendendo della meraviglia e dell'intimità anche di un allestimento, di un nuovo percorso. Quando si esce dal percorso dell'allestimento temporaneo che ha illustrato la direttrice poco fa, e si arriva dopo questa scorpacciata vera e propria di arte straordinaria e unica, si arriva alla Sala del David e si ha questa apertura su un altro mondo ancora, e poi su dei gessi nuovi che arrivano dalla gipsoteca, che giustamente si è voluto esporre per non tenerli nei depositi, in un momento in cui, come diceva Cecilia Holberg, il pubblico gradualmente ritornerà ad approcciarsi con gli ambienti museali. Quindi è un momento in cui è possibile, se c'è un'intelligenza curatoriale, espositiva e direzionale, è possibile riallestire dando valore a opere che altrimenti non avremmo potuto vedere. Quando riapriremo il Colosso sarà tutto perfetto. Intellettuali che facevano il Grand Tour a Firenze. A luglio finiremo tutti i lavori e finalmente questo museo avrà in ogni sala un impianto di climatizzazione che funziona. Abbiamo rimesso tutto a posto. Nella sala del Colosso c'è il soffitto con le capriate trasandate, quindi lì anche lavori importantissimi. Torneranno le opere del Colosso nella sala del Colosso, però con luci, quindi finalmente si potranno vedere anche per bene le opere, esperienza che offriamo già adesso nell'allestimento temporaneo. E avremo anche nella gipsoteca luci nuove, un impianto nuovo che possiamo vedere, anche adesso vi faccio molto volentieri vedere, e tinteggeremo anche le pareti, quindi di un colore ottocentesco che ci sta bene con i gessi, quindi un azzurrino, vedrete che è di una bellezza e farà esaltare ancora di più questi gessi che vogliono essere visti e vogliono essere vissuti anche. Vicino alla Venere di Ponte del Contorno, sul disegno di Michelangelo, abbiamo messo la Venere di Bartolini, laggiù. La moda dell'acconciatura dell'epoca, e ci sono delle acconciature bellissime.